Dice come mai da una parte la Banca Centrale Inglese partecipi alla BCE e alla nomina anche del governatore della Banca Centrale Europea, ma dall'altra parte non voglia assolutamente far conto di un fondo unico a livello europeo per la salvaguardia delle banche. Altro punto che non ci convince assolutamente è che tanto le grandi banche, ho finito Presidente, chiudo, tanto le grandi banche quanto le piccolissime banche debbono in qualche modo alimentare questo fondo che non copre come dovrebbe essere in maniera perequativa eventuali casi di default all'interno degli Stati, oltre quello che gli Stati stessi versano, come dovrebbe essere anche in logica con il Trattato di Lisbona, ma si ferma al limite appunto di quanto versato. Per tutti questi motivi noi, ripeto, la ringrazio. Abbiamo una visione negativa di quello che è la ratifica dell'accordo. Bene, c'era il collega Villarosa che voleva intervenire sull'ordine dei lavori, prego. Sì, Presidente, ribadendo intanto la velocità del leader di questo provvedimento, è arrivato ieri in Commissione, non abbiamo avuto neanche il tempo di poter ricorrere all'inammissibilità, io le chiedo, è possibile iniziare un provvedimento del genere senza avere ancora i testi degli emendamenti? Cioè, sì, perché questa è la discussione generale, il termine per la presentazione degli emendamenti è le 17.30. Quindi mancano ancora 10 minuti in cui si potrebbero presentare altri emendamenti. Ottimo. Dopodiché lei potrà conoscere gli emendamenti presentati. La ringrazio, Presidente. Prego. Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, se intende intervenire. No. Bene, non ci sono iscritti a parlare nella discussione generale, quindi dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali, avvertendo che non si darà luogo alle repliche. A questo punto dobbiamo sospendere perché, come ho detto prima, dobbiamo attendere il termine della presentazione degli emendamenti più i tempi tecnici per vederli un attimo e il parere della bilancia. Quindi 17.40, alle 17.40 riprenderà la seduta. Per ora è sospesa.